Ehi, ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con New Super Mario Bros. U Deluxe. Siamo ad acque frizzanti e ci tocca affrontare la seconda parte di questa mappa. Relitto infestato è il primo livello che andremo a fare. Dunque, ci sono i Boo. E l'allero, che bello. Che bello con i Boo. Sarà molto bello qui recuperare. Oh mio Dio. No, torna giù, torna giù. Si rompono questi, eh. Oh, cavoli, non sarà bella per niente. Allora, qui non si casca mai, in teoria. Avevo visto qualcosa, ma mi sono sbagliato. Oh, cavoli. Che fai? Che guardi? Che... No, proprio qui ti sei messo. Ah, non si possono sconfiggere i Boo. No, sono invincibili loro. Ah, perché per qua non si può... Ok, oppla! Scendiamo qui allora. Non si può scendere qui? Oioi! Ah, potevo forse passare direttamente da là, certo. Ah, ma qui posso arrampicarmi. Wow, questo livello così non mi ricordo di averlo mai fatto in Land. Un livello simile a questo. Quindi, probabilmente non c'è una cosa simile in Land. Ah, che fastidio quando ti inseguono. Ok, sì, amico mio. Come la raggiungo quella, mo? Ah, non mi ha preso lì? Ah, fammi un attimo ragionare, capire come posso arrivarci. Boh, non lo so. Ah, però penso di aver capito come fare. Qui sarà un parto recuperarle tutte. Dunque, devo aspettare il momento in cui si apre il cerchio, no? Ma da dove arriva quello? Vabbè, sì, buonanotte. Ah! Ecco qua, fatto. Fatto. Presa. Beh, sì. Era intuibile come prenderla, ma... Sapete, no? Presa anche la seconda. Ok. Dovrei essere al checkpoint. La situazione qui è più brutta del previsto. Si vede poco. E è tremendo. Boh. Questi livelli proprio sono quelli più odiosi, secondo me. Cioè, già è un livello acquatico e quindi non va bene. Più ci metti anche i Boo, è finita per me. Preso anche un altro power up, non sto capendo dove sto andando. Il che non è mai un buon segno, però forse i Boo servono anche a questo, a non farti capire dove stai andando e magari non c'è neanche un checkpoint qui. Sì, vieni avanti però, Tato, non è che posso stare ad aspettarti. No! Aiuto! Dove devo andare? Ah, qua sopra. Che c'è la terza moneta, ma io devo tornare indietro ora. Cosa devo fare allora qui? Scusami. Oh, va, era qua sopra. Mannaggia, era qua sopra. Ah, cielo. Ma tu guarda, io mezz'ora a cercare, poi bastava che saltavo lì sopra. Ecco fatto, ci risiamo.
Ho tutte e tre le monete stella. Vediamo se riusciamo a finire questo maledettissimo livello. Santo cielo. Quanto è brutto sto livello. Ah, pensavo fosse finta pure la bandiera, perché sai, a volte lo fanno. Mamma mia. Quella era, se non sbaglio, era la barca che c'era nel 64, era letteralmente uguale. Quasi. Ah, ecco. Si rompe per fornirci passaggio. Ma guarda, io vorrei andarmene via il prima possibile da questo posto. Ma cosa? Scusami. Ah, così facile, bene. Un'altra stella, buono. Però posso prendermi Yoshi. Andiamo, dai. Facciamo acque frizzanti 4, scogli dei ricciospini. Oioi. Insomma, devo stare attento a quello che faccio qui. Va bene. C'è qualcosa qui sotto? No, non pare. Boh, io me la vado così con Yoshi, cioè è molto easy. Molto easy così, eh. Oh no, Tiny Mushroom? Bene. Ah, però posso volare, posso correre a pelo d'acqua con questo, vero? Per la moneta. Bene. E posso entrare in questo tubo, giusto? Perfetto, ci entriamo. Forse con Yoshi non ci si può entrare. Cioè, questo è fatto apposta. Anche Yoshi entra, bene. Bene, presa. Quindi Yoshi viene con te, non importa cosa. Mi rincuora sapere che Yoshi viene con te anche se non ce l'hai in braccio. È utile. Almeno puoi fare il livello un pochino più in tranquillità. Mamma mia. Ecco a che serviva qui Yoshi. Ora capisco. One up. Me la vado qua sopra perché almeno vedo se c'è. Oi oi. Ok, no, qui mi sembra piuttosto tranquillo in realtà. No, non è piuttosto tranquillo. Porca zozza! Ma perché è andato a fondo? Mi stavo muovendo! Poh! Se vedete le vite che calano più di quanto sia normale, tranquilli, è tutto regolare con Andre Link, eh? Con me è tutto normale. Ecco Andre Link Editor che dice che sì, so benissimo che la terza moneta probabilmente era nel tubo che stava attaccato al muro dall'altra parte dove c'erano i ricciospini. E sì, ho capito anche come sconfiggerli, ma durante il video il mio cervello non processava le informazioni necessarie, quindi recupererò. No, no, qui ci vuole calma, me la prendo con tutta la calma possibile, mi dispiace. Ah no, tempismo sbagliato per le monete. Dovevo entrare dopo, no prima. Manca ovviamente una moneta stella.
Nei livelli più difficili la prendo con più semplicità. Forse te le metterò anche più facili, non lo so. Ad ogni modo, è un altro livello in cui tornare se poi serviranno tutte. Credo che se facessi anche questo livello poi mi apre anche l'altro. Non lo so. Grotta della Tranquilla. Oh cielo. Ho capito già qual è. Perché bene o male, anche non giochi gli scroller di Super Mario, un'idea te la fai su quelli che possono essere i livelli guardando altri video. Che poi questa anguilla compare anche in altri Super Mario, quindi alla fine non è proprio difficile capire dove si va a parare. Ah, ma io non intendevo questa, ma un'altra anguilla. Forse è questa l'anguilla, dici? Ah, allora forse non è così malvagia, dai. Forse non è così malvagia, sì. Ah, però signora anguilla, lei mi insegue? E mi fa queste piroette strane? Eh no, allora non va bene. Io pensavo che fosse un'anguilla un pochino più tranquilla, invece no. Ah, sì, ho sentito la battuta che ho fatto, sì. Signora anguilla, per favore, non mi faccia queste cose, che dopo io mi emoziono e metto a piangere. Però quella era la seconda moneta stella, ottimo. Una piccola magra consolazione in questo mare di morte, certa. Sì, vabbè, guarda, le prenderò quando non avrò più fiato in corpo. Oh, almeno qui l'anguilla mi lascia un po' di respiro. No, non mi lascia il respiro, non mi lascia il respiro, non mi lascia il respiro. Scherzavo, era una battuta, scherzavo. Anguillozza, scherzavo io però. Tu non ti devi arrabbiare così con me. Io sono fragilissimo, emotivamente parlando. Ok. Ah, quei pesci mi fanno da... Ah, signora anguilla, è stato un piacere. Davvero, le dico davvero un piacere, è stato. La ringrazio per i suoi servigi inutili, che non sono serviti a nulla. E un one up, per festeggiare così. Oh, livello completo al 100% e non dovrò mai più tornarci, se non per farmi del male, quando ne ho voglia. Cioè, mai! Non mi apre anche l'altro percorso, allora guarda. Vado un attimino da Toad e poi faccio anche l'altro. Ah sì, ok, stavolta non mi sbaglio però, Stavolta, corretto. Vabbè. Se voglio, te voglio. E di te voglio, te. Il Toad che fa? Dammi il 5! Facciamo anche il livello 3. Acque frizzanti 3. Ah, questo era il 3. Sopra il mare dei pesci smack. Oh, i pesci smack! Un altro personaggio che odio la follia, il pesce smack. Personaggio piuttosto inutile, se posso dire il mio modesto parere. Ah, non posso? Non è un personaggio inutile, ma lo preferisco molto meno rispetto ad altri. Poi con Yoshi abbiamo la musica un pochino più tribal. Yoshi, potevi anche mangiarlo, eh? Non mi offendevo mica. Ti saluto, Semo. Ah, non li mangia i pesci smack, Yoshi? Ma... Dimmelo prima. Vabbè, non fa niente. Potreste evitare di saltare così in alto, pesciolini? So che è il vostro compito darmi il fastidio e saltare così. Allora, ditemelo, guarda, Andrelink, ci fai schifo, ti vogliamo morto. Ok. Un altro Yoshiarello. Ah, Yoshi, stavolta che facciamo? Ci li mangiamo sti pesci? O no?
Ok, questi qui abbiamo annuccati. Perfetto, mi piace quando li annucchiamo così. Non così, Yoshi. Ok, Yoshi, Yoshi, bravo, stai calmo. Stai calmo, bravissimo. Bravo, Yoshi, devi stare calmissimo. Non voglio sapere niente. Non... Porchetta. Yoshi! Perché tutto quello che tocco deve morire? Cosa ho fatto di male per meritarmi questa terribile sorte? Peggio di Remida. Lì senza Yoshi. Fatto, finito. Basta. Dovrò, se ci devo tornare per forza. Amen. Non ci torno. Ci torno con un power up, perché io mi costringo a farli senza power up sti livelli. Yoshi purtroppo continuava a perderlo, niente da fare. Ma comunque l'expertise mi manca ancora. Devo farmi insegnare da Ryukar. Allora, siamo al castello torpediniere di Larry. Bella non è questo, già non mi piace, guarda. Ah, qua posso fare così, posso fare? Posso fare l'arrampico? Che bello se posso fare l'arrampico. Ma bello, non esageriamo, ma comunque. Ecco qua. Bene, mi sono salvato il sederino, non mi sono pelato il culettino. E ho comunque preso la stella, wow, la moda stella. Sono un mago. Ah, qui c'era... Ah, potevo fare forse... Ah, non avevo visto che c'era il passaggio sopra. Vabbè, allora... Capisco tutto, però... peggio di Pallottolo Bill questi. Vediamo un po' se li lancia anche nella mia direzione. Solo una direzione vanno, ok? Mi torpedo. Marca zozza. Mi mancavano questi di Super Mario. Torpedo blu. Ah, mo non li lanciate. Mo fate i furbi, fate. Chissà se posso sconfiggerli questi, ma non credo. Ah, ma allora voi fate i furbetti, fate, eh. Ah, posso immobilizzarli per qualche decimo di secondo. Impossibile, però. C'è un modo di farlo questo, effettivamente, che è molto semplice in realtà. Sono io che me lo sto complicando più del dovuto. Eccolo qui. Eh sì, qui mi aspetto un attimino, scusami, eh. Vabbè, lasciamo perdere. Non ci spreco un altro po' di tempo lì. Non mi fido di me stesso, non mi fido. Accidenti. Oppala. Eh no, mi ero abbassato. Che tordo. Oh, manca una moneta. Oioi. Oh cielo. Ah, forse sta qui. Sto cercando di farlo più velocemente possibile in modo da avere una visuale precisa di dove devo andare. E non mi sembra di aver mancato nulla comunque. Se l'ho mancato, non... Ah no, forse devo andare di qua, forse. Ah, c'è solo un Fire Flower. Più utile di quello del ghiaccio. Ah, oh, cavolo. Senti, vieni un po' qua piuttosto, fammi un po' sto favorino, grazie. Okay. Ah, forse magari se non hai il power up finale, fino alla fine. Allora, la moneta non l'ho vista di preciso, magari poi quando edito, come sempre, darò un'occhiata. Ah, eccoci qua. Ah, che belletto che sei tu, eh. Migliore. Lui che potere aveva? Non mi ricordo.
però lui è leggero, tipo, infatti, ah, la bacchetta c'aveva. Mi lanci le magies. Non lo fare, per favore. Ah, dovevo stare fermo. Bastava che stavo fermo. Oh, no, 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 no. Ah, ma dai, ma che è? Cos'è? Gli sono salito sul piede e Luigi si è sentito in colpa e si è suicidato. Che cosa ha fatto? Ah, no, non posso dire quella parola con la S. Come potete intuire, ho perso contro Larry. Un paio di volte già. Sì. È molto ostica questa, perché ci sono ste torri di acqua che salvano e la rende molto fastidiosa. E due. E tre, vai, fatto. Quando ho detto che la rendevano ostica, ste torri d'acqua, niente, in scioltezza. Andiamo così. Salvataggio effettuato e finisce anche questa parte di New Super Mario Bros. U Deluxe. Io spero di non doverci tornare per forza a prendere ste monete perché non ho proprio lo sbatti di farlo. Io vi ringrazio per aver seguito questo video. Il prossimo episodio ci vedrà incentrati magari... qua. Questo è un altro bel posto, mi pare. Oh, cielo. Ad ogni modo vi ringrazio per aver seguito il video e ci vediamo alla prossima. Ciao!